Nonostante le lamentele di alcuni tifosi, data l'uscita anticipata di Čikarević nell'ultimo incontro con i Firenzuola, Muccioli dimostra personalità e determinazione, spedendo l'ex San Marino in panchina a fargli compagnia l'attaccante Bonaventura. In campo dal primo minuto viene lanciato Alex Ambrosini e Guyeb, entrato a partita in corso nella precedente gara. E tutto quello è presente nastro di partenza l'ex Regina Forgione, guida tecnica affidata all'ex giocatore difensore di Brescia, Pescara, Torino e Vicenza, Davide Mezzanotti. A lui il compito di raggiungere il traguardo della salvezza. Il presidente Paolo Accoglie, che si è occupata anche dell'intera campagna acquisti. L'età media in nastro di partenza di tutto quello è di 21,36, invece quella dei Rimini di 22,70. Nell'iscaldamento, Auto Simoncelli al suo posto viene gettato nella mischia Alex Bonaventura e dunque l'ex Forlì parte proprio dal primo minuto. Proprio l'attaccante Seb Ambrosini che si presenta così ai tifosi biancorossi depositando il pallone sul fondo, ma l'ex Sant'Arcangelo era stato colto in posizione di offside. Reazione dei padroni di casa dall'altra parte con Gregorio che svette in area avversaria di testa creando confusione, con la difesa biancorossa che allontana il pericolo non senza affanni. Calcio di punizione, Ambrosini al centro, Brighi forse strattonato, non impatta il pallone di vantaggio, l'azione prosegue ma sul più bello l'acqua frena Arlotti. Tutto quello vicinissimo a vantaggio su fine di prima frazione di gioco, lancia a cercare la testa di Crivaro, ma Scotti è superlativo nella deviazione, in corner. Qui non si passa, sembra dire il portiere ex Rimini, ma sicuramente il gioco non accontenta i tifosi giunti al campo di San Miniato, fine di prima frazione di gioco sul risultato di 0-0. Nella ripresa Ambrosini va subito al tiro, ma Scagni in questo caso si rifugia in corner. Cross di Guyebre, mano netta di Ferri, ma l'arbitro incredibilmente a due passi è impassibile. Dall'altra parte saltano i nervi, Petti a questo punto ferma così Crivaro, l'arbitro estrae il cartellino giallo e dunque il difensore biancorosso si salva in qualche modo. Paccagnini decide allora di spaventare Scotti, destro a giro dentro l'area di rigore dei Rimini e Scotti risponde presente, sulla respinta Crivaro arriva però in ritardo. La partita sembra non sbloccarsi, dalla panchina si alza Čikarević e qui nasce il gol della domenica. Scambio sopraffino, numero di alta scuola, pallonetto delizioso a scavalcare Mascagni e 1-0 scoppia la gioia dei protagonisti in campo e della panchina biancorossa. Ciò che sembrava una beffa sembra tramutarsi in realtà quando un giro di lancette dopo, triplice occasione per il tutto coio. Crivaro manca l'appuntamento con i gol, conto passo, lascia in conto pallone e passo ma serve la sfera sui piedi di Paccagnini che alza incredibilmente la sfera. Parte opposta, Čikarević viene stoppato da un dubbio fuorigioco colpendo il palo. Nel finale, Forgione incorna sì il pallone alto. Fischio finale, gioia e nome per i Rimini che onestamente porta a casa 3 punti d'oro, ma di gioco si è visto poco. Si giocava forse una pozzanghera, ma giocatori come Čikarević forse dovrebbero partire dal primo minuto. Ma Muccioli, la partita da fare era proprio questa? Il campo era uguale per tutti e due, quindi sì, era difficile per entrambe le squadre, non credo che... sia un albi o vogliamo cercare un albi. È chiaro che oggi la partita da fare era questa.